Serata di gala ieri sera a Piazza Sant'Anna a Teramo per la terza edizione del premio dedicato a Carmine Rodomonti proprio nel giorno del compleanno numero 108 del Teramo. L'associazione Amici del Calcio Teramano ha voluto ricordare una figura che è stata cruciale nella storia ultracentenaria del diavolo, premiando arbitri e vecchie glorie del calcio biancorosso. Dopo il tributo a Sergio Quirino Valente, ricordato sul palco dalla moglie Lia e dall'avvocato Stefano Franchi, le premiazioni hanno riguardato i quattro componenti principali dell'AIA di Teramo. Oltre all'ex Fischietto Pasquale Rodomonti, anche Calvarese, Paterna, Di Martino e Di Giacinto. Riconoscimento anche per il neo designatore della CAN di A e B, Gianluca Rocchi. Sul palco anche Lenito di Liberatore, vanto degli assistenti della nostra terra, che ha omaggiato l'altro assistente, tuttora in attività, Dario Cecconi. Premio alla memoria per Giuliano De Berardinis, 12 stagioni nel Teramo, salutato dagli applausi della piazza, con la moglie Patrizia e la figlia Valentina, che hanno ritirato il riconoscimento per un uomo, oltre che un giocatore entrato di diritto nella Hall of Fame della storia biancorossa. Premio anche per il presidente Giovanni Cerulli Relli, il campionato 93-94 certo, ma anche il lancio di allenatori come Luigi Del Nero, sotto la sua gestione, l'acquisto di un giovane Enrico Chiesa a pochi giorni dal successo del figlio Federico Euro 2020. Poi le coppie Pica Simonato, glorie degli anni 70 del diavolo, con le vecchie Bucciarelli per gli anni 80, fino a Mauro Meluso, ex direttore sportivo dell'epoca Malavolta. Ma è un ritorno molto piacevole, perché io comunque sono sposato da 31 anni con una teramana, quindi io mi sento un teramano a tutti gli effetti. Era un po' di tempo che mancavo, perché negli ultimi quasi 10 anni io non avevo mai staccato la spina, quindi in questo momento sono molto contento di essere tornato per un po' più di tempo. Poi è stata la volta dell'ex capitano Massimo Cerri, tornato ad Alessandria nel settore giovanile. È una serata bellissima che mi ha fatto ricordare il mio arrivo a Teramo, che è stato voluto da Carmine Rodomonti nel novembre dell'82. E quindi mi fa piacere riabbracciare la città, vedere tanti amici e l'organizzazione degli Amici del Calcio Teramano, che ha fatto una bellissima serata e che si è sempre molto attiva in questo senso. Sono contento di tornare qui e speriamo di rivederci anche prossimamente. Premiato insieme a lui anche Gianluca De Angelis, infine Fabrizio Grilli e Valerio Gazzani, prima del taglio della torta per i 108 anni. Sul palco, tra gli altri, anche Andrea Malavolta, fratello di quel Romy scomparso troppo presto, ma la cui presidenza ha contrassegnato la storia recente del club. Presente anche l'attuale presidente Franco Iachini, che ha confermato la data del ritiro il prossimo 26 luglio allo stadio Bonolis, senza sbottonarsi però sul nome del prossimo allenatore. L'allenatore in questo momento, in attesa magari dei nuovi giocatori, l'allenatore è chiaro che suscita l'interesse della tifoseria, chi sarà, chi non sarà. È una soluzione interna, sì o no? Ma per l'amore di Dio. Okay. No, no, no. E allora, non ce l'abbiamo, sono no, non lo so. Possiamo, quindi, non ce l'abbiamo, è l'interim Iachini.